Buongiorno a tutti. Per le inchieste di Russia News, oggi affrontiamo il discorso della carne alternativa. Recentemente sul web si è scatenata una battaglia tra divulgatori in merito alla produzione da parte dell'azienda Redefine Meat di carne stampata in 3D a partire da cellule staminali, tecnica che si aggiunge a quella della coltivazione in laboratorio di cui abbiamo già parlato. Facciamo un po' di chiarezza sulla confusione mediatica emersa da questa notizia. Tutto parte da un articolo della giornalista americana Brooke Becker, che spiega le dinamiche della produzione di questo tipo di carne, pubblicato sul sito Built In, che potete vedere in questa immagine. Fate attenzione alle parole, perché l'articolista spiega sì come funziona la carne stampata a partire da cellule staminali animali, ma non cita la Redefine Meat come ditta distributrice di questo alimento. Eppure, la notizia che gira su molti canali web e social attribuisce all'azienda israeliana la produzione e la distribuzione in diversi ristoranti europei di carne stampata da tessuti animali, come potete notare in questo esempio. Questa è la dimostrazione di come una notizia può venire facilmente manipolata, mixando informazioni non coerenti tra loro e diventare virale pur non riportando la verità. Perché è vero che la carne stampata può derivare da cellule animali, ed è vero anche che Redefine Meat produce carne in 3D. Ma le due cose non coesistono perché questa ditta lavora su una base rigorosamente vegetale. I suoi prodotti sono sviluppati anche con l'aiuto dell'intelligenza artificiale e vengono utilizzati da vari chef nei propri ristoranti, ma sono acquistabili anche dai privati tramite uno shop online. L'azienda sottolinea con orgoglio una lavorazione sostenibile e vegana, affermando inoltre che i suoi articoli presentano una consistenza e un sapore che ricordano la carne tradizionale. Ora, se sia veramente così, noi in questa redazione non possiamo affermarlo, non avendo mai assaggiato queste specialità, sicuramente innovative, ma dal nostro punto di vista assai poco appetibili. Senza dubbio possono costituire una valida alternativa per chi segue un'alimentazione a base vegetale, ma ci preme evidenziare che questa tipologia di prodotto non si può definire carne. Termine il cui significato in lingua italiana è esattamente questo. Ma che ingredienti vengono utilizzati per queste alternative vegetali? Lo chef di uno dei ristoranti italiani che utilizzano il marchio israeliano spiega che vengono prodotte utilizzando proteine vegetali, olio di cocco, succo di barbabietola e aromi. Va da sé che i valori nutrizionali sono differenti, così come l'esperienza sensoriale riferita da chi ha assaggiato questi piatti, che mimano molto bene, ma non eguagliano gli originali. Ma oltre alla carne, la tecnica del food printing viene utilizzata anche per altri alimenti, come pasta e dolci. Il funzionamento del processo parte da un modello al computer dell'alimento che viene poi scomposto in strati, ognuno dei quali costituisce un livello che viene fisicamente stampato e sovrapposto agli altri, creando così l'oggetto desiderato grazie all'inchiostro che viene appositamente preparato in base agli ingredienti scelti. Sembra futuristico, ma in effetti è già presente da alcuni anni e si stima che il valore di mercato del food printing in 3D arriverà a 360 milioni di euro entro il 2025. Ovviamente è tutta una questione di scelte personali e ognuno di noi può decidere liberamente cosa introdurre nel proprio organismo, ma l'importante è farlo nella massima consapevolezza.
Perché se da un lato i potenti della terra cercano di spingere i popoli ad alimentarsi con questi derivati della tecnologia moderna, dall'altro lato quegli stessi personaggi si stanno impossessando di terreni e allevamenti tradizionali, che sviluppano in maniera pulita ed ecologica, procurando cibo naturale e biologico solamente per se stessi. Un paio di esempi? Gli onnipresenti Bill Gates e Mark Zuckerberg. Perché a noi dicono questo? Ma poi fanno questo. Sta quindi a noi decidere quale futuro vogliamo nei nostri piatti. Questo? O questo?